Ciao, oggi affrontiamo un particolare tipo di argomento. Quanto deve essere lungo un bicipite o corto per poter avere una buona potenzialità di crescita? Alcuni studiosi e alcuni ricercatori hanno evidenziato questa formula alle mie spalle. Vediamola insieme. Si calcola la lunghezza del bicipite, cioè la distanza tra il gomito e l'inizio del bicipite contratto. Se la distanza è 1,27 cm o minore, quindi è un bicipite lungo e ha una potenzialità enorme. Se la distanza è di 2,54 cm o minore, il bicipite sopra la media e ha una buona potenzialità di crescita. Se il bicipite la distanza è di 3,81 cm, sei sotto la media e hai una bassa potenzialità. Se addirittura questa distanza rara ma è di 5,08 cm o più breve, hai un bicipite corto e una potenzialità davvero scarsa. Picchi del bicipite si possono vedere nei primi due livelli, soprattutto nel primo. Nel prossimo video andiamo ad affrontare invece quale deve essere la potenzialità del tricipite, sempre tenendo presente una formula similare a questa. Ciao, condividi il video, clicca mi piace e alla prossima.